Il non si vede! Mamma, che paura! Molto bene, signori, tutto è pronto per dare il via alla sfida del secolo! Rocky Novita affronta il possente Rambo Jumper per acquistare il titolo di campione del quartiere! Fatti sotto! Rambo Jumper colpisce l'avversario con una serie di pugni mentre Rocky Novita non sembra poter reagire! Quando mia madre mi sgrida, l'unica cosa che mi fa passare l'arrabbiatura è sfogarmi con te! Ti rendi conto di quello che dici? E poi, viste le volte che vieni sgridato, rischiamo di picchiarci per 3 mesi! Io me ne vado! Non scappare, moscerino, non ho ancora finito! Siamo alle solite! Rambo già ha detto anche dinamite pura, sta sfoderando i suoi colpi migliori! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Tempo scaduto! Il vincitore è Rambo già! Evviva! Sono il campione! Come sono felice! Carai, ma sono disperato! Come? Non è in camera? Ah, che situazione imbarazzante! Quel brutto scimmione mi considera il suo sacco d'allenamento preferito! Ciao, eccomi qui, sono tornato! Lo vedo, ma dove sei stato? Ho semplicemente fatto un salto al grande magazzino del futuro, perché hanno messo in vendita delle cose davvero molto interessanti! Ah sì? E cosa hai preso? Ho pensato a te! Il non si vede! Avrei bisogno di qualche spiegazione. È un'affidabilissima guardia del corpo invisibile che resta sempre al tuo fianco per proteggerti da chiunque. Davvero? È proprio quello che mi serve? Grazie infinite, Doraemon. Sei il mio migliore amico e il mio bersaglio preferito. Ops, stavo scherzando. Cosa significa? No, niente. Dai, sbrigati a fare i compiti, così poi montiamo il nostro bel robot nuovo. Se lo facessimo subito? Niente da fare. E poi ho un lavoretto da sbrigare anch'io. Forza, mettiti alla scrivania e lavora. Su, tira fuori i compiti che poi ci divertiremo insieme. I compiti, che noia. No, non riesco proprio a concentrarmi. I compiti possono anche aspettare con questo in giro. Wow, quanti pezzi ci sono qua dentro. Caspita, senti com'è morbida! Sicuramente deve essere una plastica del tutto particolare. Come avrete certamente notato, il non si vede all'inizio non risulta essere invisibile. Certo, mi sembra ovvio, altrimenti come si farebbe a mettere insieme tutti i pezzi? Ma lasciamo perdere queste inutili istruzioni. Al lavoro! E così ho fatto un salto al grande magazzino del futuro e ho comprato un regalino per te. Guarda. No, che non ingrassi se lo mangi. Sono ottime crocchette di bellezza per le gatte del futuro. Sono buoni? Ah, bene. Chissà come se la sta cavando Novita con i compiti. Ecco fatto. Evviva, ho finito. Il non si vede pronto, che bellezza. E questo è avanzato, chissà dove andava messo. Ma non importa. E adesso una bella spruzzata di spray invisibile. Urrà, è finito! Eccomi, sono tornato! Ehi, come va? Hai finito i co... Hai disobbedito, perché l'hai montato da solo? È stato un gioco da ragazzi, ci ho messo pochissimo. Avevamo deciso di farlo insieme e io che non vedevo l'ora di cominciare. Hai dimenticato di mettere la pompa dei freni. Sì, lo so, è l'unico pezzo che mi è avanzato. Cosa c'è, problemi? Come, non hai letto le istruzioni prima di montare il robot? Questo pezzo serve a porre un limite alle azioni della guardia del corpo. Io non lo sapevo, scusa. Quindi non le hai proprio lette, sei il solito pasticcione. Se mi avessi aspettato adesso non sarebbe... Chiso, ma smettila di andare in questa moda, non ti sopporto. È possibile che non ne combini mai una giusta. Ti prego, robot, lasciami stare. Complimenti, amico! Sei davvero un'ottima guardia del corpo, se solo sapessi dove ti trovi adesso! La 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 la! Che bello, non devo avere più paura di niente e di nessuno! Finalmente c'è qualcuno che mi protegge! Oh, certo che se potessi vedere dove si trova, mi sentirei ancora più al sicuro! Pazienza! Beh, a quanto pare sta arrivando la mia prima vittima!
sono Suneo il migliore, nessuno lo può negare. Io sono il più ricco, nessuno lo può negare. Suneo la mezza cartuccia. Io sono il più core, cosa hai detto? Beh, che cosa? Ti sei forse bevuto il cervello? Sei finito! Adesso le prendi! Aiuto! Che cosa succede? Che mi trattiene? Non capisco! Così impari a sfidarmi, non si fa! Questa è la lezione che si meritano i miei nemici. Ti spiace finire il messaggio anche a Giannino? Qui c'è qualcosa che non mi quadra! Certo che è strano, non ho incontrato Gian per tutto il pomeriggio. Ok, in questo caso, ecco, mettetelo in testa che andiamo. Ah, ma che sfortuna, quando non voglio vederlo lo incontro ovunque. Oggi invece... Eh? Eccolo finalmente! E questo è tutto. Cosa? Mi ha chiamato davvero Giannino? Certo, e ha detto che sei un brutto pancione, anche una testa vuota. Brutto pancione e testa vuota? Ma come si permette? Sei proprio sicuro che abbia detto queste parole? Sì, sì, e quindi merita una lezione. Veramente non ho mai detto niente del genere. Molto bene, eccoti qui. Guarda che non è giusto accusare il prossimo di dire cose che invece sei soltanto tu a pensare. No, e che cosa ti salti in mente adesso? E poi sei stato tu a dire che... È vero che ti ho chiamato Giannino, però non ti ho mai dato del brutto pancione o della testa vuota. Non ho mai detto queste cose, no. E invece sì, sto mentendo. Non sopporti i bugiardi, questa me la paghi cara! Ma che cos'è stato? Aiutami tu! Ah, che soddisfazione! E adesso andiamo a fare un salutino a Shizuka. Ecco, qui abita Shizuka. Io adoro venire da lei. La sua mamma e il suo papà sono gentili. Io vorrei tanto averli come genitori. Oh, santo cielo, scusa, non volevo. Non importa, signora. Aspetta, fermati, ho detto di no. Che cosa c'è? Che stai facendo? Che io? Non ho niente. Shizuka è in casa. No, è uscita a giocare. Ah sì, che peccato. Allora tolgo il disturbo. Aspetta un attimo, non vuoi asciugarti? Non ce n'è bisogno, grazie. Insomma, che cosa ti è preso? La mamma di Shizuka non l'ha fatta apposta a bagnarmi. Devi sapere quando un'azione è involontaria, chiaro? Ma chissà se riesce a capirmi. Uno, due, tre, eccola là. Cinque, sei. Ciao Shizuka, posso giocare con voi? Sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Scusa, ti ho fatto molto male, non no, va bene. Però la prossima volta mettici meno forza nella schiacciata. Eppure non era un tiro poi così potente. Infatti, è vero. Anche un bambino piccolo avrebbe potuto prenderlo. Oh no, fermati subito, no! Che cosa c'è successo? Ho capito, Dora, non ti ha prestato un altro dei pigiuschi, non è vero? Sì, ma io non volevo. Sei proprio insopportabile, Nobita. Non dire così, ti prego. Mi hai messo in un bel guaio, ora Shizuka è furiosa con me. Che cosa ti è saltato in mente? Non devi più fare una cosa del genere. Spero proprio di non incontrare più nessuno per oggi. Siamo alle solite. Signor maestro, ti ho pescato di nuovo in giro a perdere tempo. Hai già finito i tuoi compiti? La prego, signor maestro, faccia un sorriso. Ecco, se non vuole finire male, le consiglio di non sgridarmi, le conviene. Come ti permetti di minacciarmi adesso? Sparisci, vattene via! Non voglio vederti mai più, vattene via, via, show! Oh no, non molla! Ah!
amico. Che ti prende? Come mai non mi urli nelle orecchie come al solito? È semplice, non voglio che il tuo amico robot pensi che sono un tuo nemico. Molto intelligente. Senti, non puoi fermare la mia guardia del corpo. No, purtroppo l'unico modo che conosco è aspettare che si rompa. Che cosa? Non ci posso credere. Io non lo sopporto più. Stai tranquillo, sei stato tu a montarlo, quindi è molto probabile che si romperà presto. E appena succederà, ricordati che abbiamo un conto in sospeso, noi due. Ormai non dovrebbe mancare molto. Ottimo, non vedo l'ora, sai? Oh, povero me.